io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. Tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia. E Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa. What the changes in India's population and the differential growth rate. Rationales about why it's not ending. What's your rationale? We have a very special the guest talk show, on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. Puri dunya ki nazar. Assume my phone is tapped. I can probably say hello to Mr. Modi. Aapke Bharat par hai. Pakistan has a unique negotiating the style. The rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremist. I'm still a little perplexed by why we have. Your daily dose of news from India and across the world. Cutting edge views and analysis. Tune into HD videos. Click on the bell icon to subscribe.